Reale. Gli autori del documentario italiano. Pellicole riproposte da Rai Storia e commentate dallo storico del cinema Marco Bertozzi. Quella del documentario italiano fra il 1945 e gli anni 70 è una storia che arriverà a produrre migliaia di film, 14.000 titoli e soprattutto a scolpire degli immaginari molto forti che associano rigidamente all'idea di documentario quella di cortometraggio. Oggi parliamo di Ennio Lorenzini. Nasce a Roma nel 1934. Documentarista dal 1961, si dedica a temi sociali e politici. Nel gennaio 1964, il suo documentario Edili viene tolto dagli schermi e successivamente riabilitato grazie all'intervento dell'ANAC, l'Associazione degli Autori Cinematografici. Dal 1965 collabora con la RAI e nel 1974, per gli sperimentali TV, va in onda il suo film Cronaca di un gruppo, presentato alle giornate del cinema italiano a Venezia nel 1972. Nel 1975 realizza il suo lungometraggio Quanto è bello l'umorire acciso, con Stefano Satta Flores nella parte di Carlo Pisacane. Muore a Roma nel 1982. Ennio Lorenzini realizza diversi documentari di carattere sociale, civile e politico nella sua carriera. Realizza anche un lungometraggio narrativo nel 1975, Quanto è bello l'umorire acciso, il cui titolo è tratto dalla rielaborazione di una canzone di Roberto De Simone, un film a soggetto sulla vicenda risorgimentale di Carlo Pisacane, una vicenda che, vista da Tullio Kezic, in qualche modo richiama alcuni valori politici di Lorenzini, in particolare la figura di Che Guevara. Il film è importante perché vince il premio speciale alla regia al Davide di Donatello nel 1976 e Nastro d'Argento lo stesso anno come miglior regista italiano. Furtuali, regia di Ennio Lorenzini, 1961. Ci illustra la vita e le condizioni degli operai che lavorano al porto di Genova, i famosi Camalli. Il film nasce dopo i celebri fatti di Genova, durante i quali molti portuali manifestarono contro il convegno dell'MSI, Movimento Sociale Italiano, e l'idea che dei neofascisti potessero fare il loro convegno a Genova. Deve 95, Dege 5, Dege 15, 20, 25, Ule l'ultimo, Andrea Costa a Sumaglia, Dege 30, 35, 40,
45, 50, vuole l'ultimo, Leonardo da Vinci ad Andrea Doia, 55, 72, va bene, 73, 74, 60, 14, 52, 120, 130, 133, 440, 45, 50, 30, 55, 54, 60, 50, 75, 80, 85. Te l'hai visto quell'attrezzo là? Sì, l'ho visto. A cosa serve? Boh, mi hanno detto che serve per portare avanti il magazzino. Porca miseria, te l'hai visto? Nevi carali che le ha rivolte. Oh sì, l'ho visto, bella roba, poi mo sta allegri. Ma tu sai che va a finire che gli altri portuali hanno massapato a terra? Tu dico mia, le cosci statene. A mia un po', l'aria al progresso. O a casa, se portiamo i carrelli per mangiare. Stani tranquillo, stani tranquillo. Pare che una giancuccia sa guida dei carrelli e che non ne diminuisce mai. Ma, è un po' come la viene a finire.
bisogna andare all'assemblea, è un problema di prima importanza e bisogna andare all'assemblea e sortire tutti convinti che i carrelli devono essere i nostri. Da un mandato ai dirigenti che accadano i carrelli, perché se un giorno i carrelli non fissano i nostri, veniamo a creare una situazione pesena per la nostra compagnia e per le nostre famiglie non comune. Allora gli altri ne venuti insieme a tali, devono deviarli perché gli altri deviandoli abbiamo visto come travagliano. Mi sono d'accordo con te, anzi proponevo all'assemblea di votare l'ordine del giorno per darci impulso e entusiasmo ai dirigenti affinché venga fatto l'acquisto di carrelli. Mi parlo a nome di occasionali, il quale credo che la stragrande maggioranza sia d'accordo per acquistare i carrelli, perché purtroppo vediamo che in tuo porto che certe calate che a carretta sia meno troppo, mettendo che i carrelli non succede a ciò come una volta, come i nostri vecchi che sono in pensione con la schiena rotta. Sì, davvero, ma anche lì sono d'accordo, la meccanizzazione deve essere in tema nostra, perché fai un mese da palanche, un milione, figlio, dove vicevo? È semplicissimo trovare palanche. Mie ti insegno che forse non necessita la questione di palanca, necessita la questione di sacrifici. Perché mie ti insegno che non fumiamo più. Invece di mangiare un piatto di minestra, ne mangiamo un mese. Purché ne riusciamo a portare a termine questa faccenda. Perché ti pensi che o si va in sacrificio di qualche mese, di non fumare e di andare a queste scarpe rotte, mentre invece se gli altri dovessimo arrivare fino a un domani sempre, dando che i mesi meccanici ti mangiano gli altri, ma si va tutta la nostra vita. Questa. Tra poco, all'assemblea, tutti prenderanno liberamente la parola sulla questione, rinnovando una tradizione civile e antichissima. La loro decisione porterà un mutamento non solo nella vita di 7.000 portuali, ma inciderà sul ritmo economico di tutta una città. Il film ci parla intensamente delle condizioni di vita degli operai e soprattutto del rapporto uomo-macchina. Come mantenere posti di lavoro e come garantire la meccanizzazione delle operazioni di sbarco e di imbarco delle merci. E forse il centro del film che osserviamo attraverso una serie di riflessioni colte in presa diretta fra gli operai del porto e alcune integrazioni della voce narrante che ci pone in maniera cooperativistica, in maniera collettivistica, la risoluzione di questo problema. Con Civile Rabbia. Regia di Ennio Lorenzini, 1966. Un film che accoglie pienamente le rivoluzioni degli anni 60 e con la macchina in spalla cerca di penetrare prepotentemente in quei momenti importanti ed agitati, densi di contraddizioni, densi comunque di desiderio di cambiare la società. Ci racconta dell'uccisione di Paolo Rossi, uno studente ucciso dai neofascisti durante una serie di manifestazioni. I modelli politici di riferimento sono forti, le nostalgie dei neofascisti per il ventennio altrettanto e l'idea che da lì a poco sarebbe scoppiato il 68 è come se permeasse tutto il film. Responsabilità è del rettore, perché diverse volte si sono verificati degli incidenti nell'università e non è riuscito a prendere le dovute decisioni, quelle necessarie. Come per esempio un ragazzo l'altra volta stava suonando con la chitarra, un gruppo di studenti si avvicina e gli dice: o suoni faccetta nera oppure ti rompiamo la chitarra in testa, e l'hanno presa a schiaffi. Questo mi sembra che è un avvenimento che bisogna tenere nelle dovute considerazioni, e diversi altri fatti del genere che si sono verificati molte volte.
politica che viene condotta all'università si collega con la lotta che le forze politiche conducono in Parlamento. Per gravi motivi e per gravi atti compiuti da un rettore dell'università, il governo può revocare quel rettore dal mandato che gli è stato affidato. Speravamo di non dovere più portare corone per ammazzati dai fascisti. Sentiamo perciò un'amarezza e sentiamo anche un dolore, ma sappiamo anche, amici, che per combattere ci vuole sì il dolore, ma ci vuole anche l'amarezza e la rabbia. Ed è perciò che noi diciamo alla sorella di Paolo Rossi: sta tranquilla, vendicheremo Paolo Rossi. Con tutta la collera, con tutto lo sdegno, con tutta la giusta, civile rabbia antifascista. L'incidente è stato trasformato in una speculazione da parte della sinistra, come un assassinio, come è stato infatti, del quale sono stati accusati i ragazzi di Caravella, che obiettivamente non c'entrano niente, perché questo ragazzo è caduto accidentalmente e si è fatto male soltanto per, cioè è morto soltanto per quella caduta, che secondo me non è stata causata dai colpi che ha preso,
perché il fatto è successo mezz'ora dopo che lui si era picchiato. Oltretutto veniva addirittura da Architettura, che sta a 10 km di distanza, quindi evidentemente il suo intento all'università era quello di provocare, perché stavano attaccando dei manifesti, eccetera. Siccome le botte all'università ci sono sempre state, sempre ci saranno, perché ci sono anche alla Camera addirittura, mentre fanno i dibattiti e tutto quanto. Adesso venir meno con questi atti estremi, come per esempio l'occupazione delle facoltà, è cercare di venire incontro appunto a una discussione. Questo, affermo, lo ripeto, è un atto estremo, perché esclude da una discussione la parte opposta. Quindi si gabella di anti qualche cosa la parte che non può entrare in questa discussione. Io mi oppongo appunto a questo stato di cose attuale. Quello che mi ha impressionato di più è che mi sembra che manchi un po' la spontaneità, nel senso che le cose siano quasi montate volutamente, come del resto si è verificato anche per il caso della Zanzara, che è stato troppo pompato. Questa è una constatazione. Un'altra constatazione che francamente, ma prima che morisse è stata montata la cosa, i disordini sono stati, non stiamo a discutere da che parte. Ciò che è avvenuto è deplorevole sotto tutti i punti di vista, però credo che si sia montato troppo il fatto. E sia stata una questione politica più che altro, più che universitaria. E poi un secondo punto è che si è preso molto col rettore Parri. È un fatto che dispiace, in quanto il rettore Parri in questo fatto non conta niente. È un film dove appaiono personaggi politici importanti come Ingrao, che conforta la sorella di Paolo Rossi, il manifestante ucciso, dicendole che nulla resterà impunito e vendicheremo appunto la sua morte. È un film che in qualche modo accoglie pienamente anche le libertà espressive del registro vocale. È un film che ha delle parti sfocate, ha delle parti in cui le immagini sono frammentate, sono disturbate, sono movimentate, e che in qualche modo inaugura una ammissibilità del visibile, che da lì a poco informerà l'idea di reportage e che influenzerà anche lo stile di alcuni servizi giornalistici che gli italiani potranno vedere proprio nei telegiornali. Qualcosa che fa realtà, una irruzione nel mondo in cambiamento.
corone per ammazzati dai fascisti. Sentiamo perciò un'amarezza e sentiamo anche un dolore, ma sappiamo anche, amici, che per combattere ci vuole sì il dolore, ma ci vuole anche l'amarezza e la rabbia. Ed è perciò che noi diciamo alla sorella di Paolo Rossi: sta tranquilla, vendicheremo Paolo Rossi. Con tutta la collera, con tutto lo sdegno, con tutta la giusta, civile rabbia antifascista. L'incidente è stato trasformato in una speculazione da parte della sinistra, come un assassinio, come è stato infatti, del quale sono stati accusati i ragazzi di Caravella, che obiettivamente non c'entrano niente, perché questo ragazzo è caduto accidentalmente e si è fatto male soltanto per, cioè è morto soltanto per quella caduta, che secondo me non è stata causata dai colpi che ha preso, perché il fatto è successo mezz'ora dopo che lui si era detto. Attrezzo là? Sì, l'ho visto. A cosa serve? Boh, mi hanno detto che serve per portare avanti il magazzino. Porca miseria, ti l'hai visto i nuovi carrelli che le ha rivolte? Oh sì, l'ho visto, bella roba, possiamo stare allegri. Ma tu sai che va a finire che niente i portuali hanno massapato a terra? Tu dico mia, le cosci statene. Amiamo un po', l'aria ho progresso. O a casa, se portiamo i carrelli per mangiare. Stani tranquillo, stani tranquillo. Pare che una giancuccia sta guida di carrelli e che non le dimensi mai. Ma, è un po' come la vena a finire. Ma
rapporto uomo-macchina, come mantenere posti di lavoro e come garantire la meccanizzazione delle operazioni di sbarco e di imbarco delle merci. È forse il centro del film, che osserviamo attraverso una serie di riflessioni colte in presa diretta fra gli operai del porto e alcune integrazioni della voce narrante che ci pone in maniera cooperativistica, in maniera collettivistica, la risoluzione di questo problema. Con Civile Rabbia, regia di Ennio Lorenzini, 1966. Film che accoglie pienamente le rivoluzioni degli anni 60 e con la macchina in spalla cerca di penetrare prepotentemente in quei momenti importanti ed agitati, densi di contraddizioni, densi comunque di desiderio di cambiare la società. Ci racconta dell'uccisione di Paolo Rossi, uno studente ucciso dai neofascisti durante una serie di manifestazioni. I modelli politici di riferimento sono forti, le nostalgie dei neofascisti per il ventennio altrettanto, e l'idea che da lì a poco sarebbe scoppiato il 68 è come se permeasse tutto il film. Responsabilità è del rettore, perché diverse volte si sono verificati degli incidenti nell'università e non è riuscito a prendere le dovute decisioni, quelle necessarie. Come per esempio un ragazzo l'altra volta stava suonando con la chitarra, un gruppo di studenti si avvicina e gli dice: o suoni faccetta nera oppure ti rompiamo la chitarra in testa, e l'hanno presa a schiaffi. Questo mi sembra che è un avvenimento che bisogna tenere nelle dovute considerazioni, e diversi altri fatti del genere che si sono verificati molte volte. Con tutto lo sdegno, con tutta la giusta civile rabbia antifascista. Thank you.
opinione è che lo sbaglio sta alla base, in quanto quello che è stato un incidente è stato trasformato in una speculazione da parte della sinistra, come un assassinio, come è stato infatti, del quale sono stati accusati i ragazzi di Caravella, che obiettivamente non c'entrano niente, perché questo ragazzo è caduto accidentalmente e si è fatto male soltanto per, cioè è morto soltanto per quella caduta, che secondo me non è stata causata dai colpi che ha preso, perché il fatto è successo mezz'ora dopo che lui si era picchiato. Oltretutto veniva addirittura da architettura, che sta a 10 km di distanza, quindi evidentemente il suo intento all'università era quello di provocare, perché stanno attaccando dei manifesti, eccetera. Siccome le botte all'università ci sono sempre state, sempre ci saranno, perché ci sono anche la camera addirittura mentre fanno i dibattiti e tutto quanto. Adesso venir meno con questi atti estremi, come per esempio l'occupazione delle facoltà, è cercare di... 74! 60! 12! 14! 52! 120! 130! 133! 440! 45! 50! 30! 55! 54, 60, 70, 75, 80, 85. Te l'hai visto quella treccia là? Sì, l'ho visto. A cosa serve? Boh, mi hanno detto che serve per portare avanti i magazzini. Porca miseria, te l'hai visto? Nevi carali che l'hai arrivato. Oh sì, l'ho visto, bella roba, possiamo stare allegri. Ma tu sai che va a finire che andate portuali e hanno sapato a terra? Tu dico mi mia, le cosci statene. Amiamo un po', l'aria ho progresso. O a casa, se portiamo i carrelli per mangiare. Stani tranquillo. Pare che una giancuccia sa guida di carrelli e che non ne diminuisce mai. Ma, è un po' come la vena a finire. Ma
bisogna andare all'assemblea, è un problema di prima importanza e bisogna andare all'assemblea e sortire tutti convinti che i carrelli devono essere i nostri. Da un mandato ai dirigenti che accadano i carrelli, perché se un giorno i carrelli non fissano i nostri, veniamo a creare una situazione pesena per la nostra compagnia, per le nostre famiglie non comune. Allora gli altri ne sono tutti insieme catali. Devimo deviarli perché gli altri deviandoli e un visto come travaggiano. Mi sono d'accordo con te, anzi proponevo all'assemblea da votare l'ordine del giorno per darci impulso e entusiasmo ai dirigenti affinché venga effettuato l'acquisto di carrelli. Mi parlo a nome di occasionali, il quale credo...